muscoli si stanno preparando a salire. Capitano, che è l'altro modello della nostra, del nostro Giro d'Italia, lui professionista per molti anni, è stato l'unico italiano a vincere una delle classiche più importanti, vincitore dello Strade Bianche nel 2013, signore e signori, Moreno Moser. Ciao Moreno, buongiorno. Lì hanno detto che da ieri, prendi pure il microfono, da ieri sei entrato in forma, com'è sta cosa? Ha detto che, no, mettiti pure lì. Ti detto questa cosa? Prima altri capitani, Lelli ha cominciato a lanciare che stai entrando in forma. Questi rumors, sono iniziato a pedalare, sì, dai, sono iniziato ad allenarmi. E quindi adesso possiamo cominciare a dare bagarre. Com'è sto giro? È sicuramente un'esperienza bellissima. Sto vivendo una bellissima esperienza. Avendo corso il Giro d'Italia da professionista, essere qui adesso comunque con un altro spirito è veramente bello. Molto bene, allora mi raccomando, questa tappa c'ha sali e scendi e per te va bene, no? Cosa dici? Sì, per me va bene questa tappa. La cosa che mi spaventa di più per oggi è il freddo, l'acqua e il freddo, anche perché non tutti sanno cosa gli aspetta. Questa è la mia sensazione. Un applauso a Moreno Moser, grazie. Conosciamo gli altri membri del team. Scusa una cosa, vorrei chiedere ai fotografi di fare un inquadratura sulle calzine di Moser, perché... No, ma oggi sono sobrie, solitamente. Guarda le sue come sono. Ma quelli di Moser ogni giorno ne tira fuori una nuova, è particolare. È dall'inizio del giro che l'aria mi prende in giro per i miei calzini. Ma perché non sanno che i ciclisti usano sti calzini alti, tutti fighetti, non capisce niente. E andiamo avanti, conosciamo il vice capitano Sandra Lovisco e anche lei, influencer che racconta. Ciao, meravigliosa Sandra, metti qui la tua firma. E poi chiamiamo Luciano Luciani, e non ti potevano che chiamare Luciano. Qua, vai. E poi Carmelo Scarfò, eccolo qui, vieni Carmelo. Intanto chiamiamo il direttore del giro, Roberto Salvador, sul palco per favore. Antonio Greco. Antonio, ciao, buongiorno, vieni Antonio, la tua firma qui. E quindi Rossana Chiodo, ciao Rossana, buongiorno. Buongiorno Rossana, sei pronta? È prontissima, eccola qui. Allora, sulla musica, e un grande applauso per il team RCS Sport, JGMF EU Pharma. Sindaco, questo è per lei. Buongiorno, tanto buongiorno, i suoi concittadini la sentono, sì, anche se stanno andando verso la partenza. Io in questo momento li capisco che sono affascinati dalle bici, quindi l'attenzione sì, è un po' più bassa, ma va bene così assolutamente. Allora, io volevo giusto nel frattempo che arriva il direttore, sì? Ringraziarvi per la bellissima organizzazione, per aver scelto Sigliano per essere qua da noi, proprio perché lei diceva prima che la Calabria, diciamo, non si mangia, però diciamo che si beve. Quindi... No, qui si mangia ovunque, il problema è questo. Allora, come dire, è il mio grande piacere, sto vedendo che arriva il direttore, è il mio grande piacere potervi regalare, che è una bottiglia, il resto, caro direttore, c'è anche il resto, è una bottiglia di vino che facciamo noi qua a Scigliano, la fanno i ragazzi dell'Istituto Agrario, quindi in una cantina di latte abbiamo qua il suo agrario, e il doppio saputo che proprio identifica le nostre terre e ha come etichetta il nostro Ponte Romano che ha 2200 anni, quindi questo è un dono per voi, c'è la parte rimanente della cassetta del giù, quindi brindate con il nostro vino. Grazie sindaco. Roby, allora siamo a Scigliano, quarta tappa,
oggi un po' di problemi per riuscire ad arrivare qui con tutti la carovana, abbiamo avuto un po' tutti, quindi siamo di fretta in questo momento. Tu hai la consegna ufficiale, giusto? Allora, consegniamo questa targa ufficiale della tappa Sigliano, città di tappa, con questa indicazione importante. Che è proprio l'indicazione, mantieni un metro e mezzo di distanza, la città di tappa, RCS ha preparato questi cartelli, la città di tappa si impegna a metterne altri lungo tutta la città per ricordare che bisogna stare a un metro e mezzo dai ciclisti. Eccole qui. Allora, grazie. Sindaco, io le lascio la targa, la mando con Roberto, ci sarà una bandiera per dare il via ufficiale. Ragazzi, per cortesia, sul marciapiede, grazie. Forza, forza, veloci, veloci, veloci. Forza. Robby, aspetta. Grazie, grazie. Stai più indietro un punto stare in centro, quindi tappa meravigliosa, bellissima, ragazzi, divertitevi, torna a tornare come al solito, godetevi la tappa e godetevi il giro del 20 aspettate solo che ritorniamo. Pari, pari, pari. Grazie a tutti.